Dal Tirreno allo Ionio, il premio letterario internazionale, nato da un'idea del pedagogo e poeta Giovanni Mulè e giunto alla sua sesta edizione, ogni anno sceglie una destinazione diversa per diffondere la cultura letteraria e poetica. Questo premio in viaggio si avvale della collaborazione di personalità come i candidati al premio Nobel Giovanna Mulas e Dante Maffia, i poeti Anna Lauria ed Emanuele Aloisi, ed è realizzato in collaborazione e col patrocinio della Fondazione Roberto Farina, presieduta dal dottor Antonio Farina. Due le giornate di premiazioni, il 21 dicembre a Matera ed il 22 a Valsini, nel ricordo di Isabella Morra, poetessa alla quale è anche dedicata una sezione del premio. Nella sala teatro Ninì Truncellito di Valsini si è proceduto alla proclamazione dei vincitori, ai quali sono state anche donate le opere d'arte facenti parte di una collettiva di 30 artisti allestita all'interno del teatro. L'evento, che si è avvalso del patrocinio del Comune di Valsini e della Prologo, si è concluso con la visita al castello nel ricordo di Isabella Morra, una giovane fanciulla assassinata che grazie alle ali della poesia è riuscita a volare oltre lo spazio ed il tempo. Un premio internazionale itinerante di poesia, come mai la scelta di Valsini e di Matera, che quest'anno è stata una protagonista assoluta? Il premio itinerante perché è l'unico premio in viaggio per l'Italia. Appunto, si chiama Dal Tirreno allo Ionio, abbracciamo, diciamo, le due coste dove si sono sviluppate, insomma, tutte le civiltà a livello culturale. Parliamo degli Etruschi, dei Sibariti, dei Bizantini e insomma della Magna Grecia, quindi ecco perché, insomma, il nome del premio Dal Tirreno allo Ionio. Poi, perché abbiamo scelto Matera? Abbiamo scelto Matera perché quest'anno è capitale della cultura. E Valsini perché qui c'è stata la poetessa rinascimentale del Cinquecento, Isabella Morra. Un incontro culturale importante per trattare dei temi più che mai attuali come quello della violenza e del femminicidio, ricordando la figura di Isabella Morra. Come non potevamo, insomma, dedicare il premio a lei, anche perché poi il tema del femminicidio ci è molto caro, quindi approfondendo anche un po' questa tematica abbiamo dedicato appunto una sezione a Isabella Morra. Poi bisogna considerare che la poesia veicola messaggi universali di pace, amore, fratellanza tra i popoli. Consideriamo che viviamo in un'epoca in cui c'è tanto materialismo, tanto relativismo, effettivamente, insomma, bisogna recuperare un po' le origini, secondo me. Quindi affrontare comunque questa crisi che è culturale, quindi in qualche modo la poesia si fa messaggera. Questo premio è caratterizzato anche da una collettiva d'arte tra sculture, pitture. Sì, diciamo che questo premio è stato caratterizzato da una collettiva d'arte. Come vedete abbiamo dei dipinti bellissimi che ci sono stati offerti da artisti vari, anche delle sculture che abbiamo già donato ieri a Matera. E diciamo che sono stati molto generosi, abbiamo avuto all'incirca 30 opere per questo premio. La collettiva d'arte è importante perché in qualche modo sia le arti figurative, che poi la poesia, poi se vogliamo anche le arti, come dire, quelle musicali e tant'altro, accompagnano sempre il premio. Ieri abbiamo avuto degli intermezzi musicali a base di chitarra e poi c'era anche una cantante, quindi insomma ben venga l'arte, come dire, a 360 gradi. Sindaco, quanto è importante un premio letterario itinerante come quello di oggi per questa cittadina? Beh, questo premio itinerante è veramente importantissimo per questa cittadina, per la nostra Valsini, perché noi come amministrazione comunale puntiamo molto sulla cultura ed è nel far conoscere Isabella Morra. Qui siamo sede del Parco Letterario e quindi investiamo molto in cultura e sicuramente la cultura potrà diventare, speriamo, economia e creare anche un indotto su cui possono lavorare sicuramente quei pochi giovani che abbiamo, ma dobbiamo cercare di farli restare qua, e uno del volano di crescita essere sicuramente la cultura, quindi questo premio è veramente importante per la nostra comunità. In vista di queste festività natalizie ci sono altri eventi in programma? Certo, abbiamo altri eventi in programma, sempre nel nome di Isabella Morra. Organizzeremo il 28, ci sarà l'inaugurazione di Gafi e Presepi, proprio per far rivivere il nostro borgo che si trova ai piedi del castello, e abbiamo numerosi eventi culturali, dei concerti in chiesa. Questo evento, dicevo, Gafi e Presepi, che è una mostra di presepi dove ci sarà un premio che verrà dato a tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso. Maria Antonietta Elia, lei ha ricevuto un premio speciale alla cultura per i sonetti dedicati a Isabella Morra. Sì, per questo libro che ho realizzato, quindi i sonetti di Isabella Morra, portando in giro la conoscenza di Isabella Morra, la sua poesia
in diverse scuole appunto della Puglia, ma li ho portati anche qua gli studenti a conoscere l'ambiente, a conoscere la storia di questa realtà quindi poetica e ad amare quindi Isabella Morra per il messaggio quindi che ci dà come donna. Ma io continuo a cercare Isabella Morra e a tradurre il suo pensiero, a trasferirlo nei giovani. Sono stata insignita come cavaliere quest'anno, cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, proprio per questa cultura e questa ricerca continua, ecco, dello spessore culturale delle donne. Io mi muovo per le donne, scopro le donne. Attraverso i manoscritti, molti manoscritti quindi, ho consultato e ho tirato fuori il seme appunto che noi donne portiamo dentro, che è quello della vita. Un compito difficilissimo quello del giurato, quest'anno poi sono arrivate tantissime opere anche dall'estero. Sì, veramente un compito molto arduo, soprattutto perché diciamo analizzare e valutare appunto testi che sono stati poi tradotti appunto in italiano, perché questo era previsto appunto nel regolamento che testi stranieri fossero tradotti in italiano, non è, è semplice, ma naturalmente noi avendo diciamo la possibilità di poter anche analizzarli e valutarli nella lingua straniera, appunto spagnola, inglese, francese, è stato molto diciamo interessante ed intenso. Sono venute dall'estero tantissime opere, componimenti veramente molto belli, molto significativi, anche dal punto di vista appunto sociale soprattutto. I componimenti sono arrivati dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Spagna, ma non solo, anche appunto dall'Inghilterra. È stata veramente una esperienza bellissima da ripetere, anche perché la comunione che ci porta proprio la poesia nell'anima praticamente di tutto quanto il mondo è importante. Infatti la poesia unisce, è un momento secondo me di aggregazione. Qual è la missione di un poeta itinerante? Bene, io credo che il poeta abbia proprio questo compito itinerante. Il grande Neruda diceva che il poeta deve seminare, partire e ritornare. Per cui questo è il nostro modo di fare testimonianza, di fare memoria. E leggere le opere ad alto contenuto etico ci ha lasciato una bellissima esperienza, una bellissima emozione. Quindi abbiamo privilegiato quei componimenti che risaltano la figura di Isabella Morra e sono una forma di testimonianza. È stato veramente interessantissimo leggere i componimenti pervenuti. Siamo in compagnia di uno dei premiati del Premio Letterario Internazionale Itinerante, che è stato premiato per un saggio su Montale. Cosa rappresenta per lei questo premio? Ma credo che sia un premio abbastanza importante, perché si inserisce in una cornice che è quella di Matera, premio europeo, cioè capitale europea della cultura, e anche proprio per questa caratteristica itinerante. Oggi siamo qui a Valsinna e già dà l'idea di questo percorso. Per me Montale, il saggio che ho presentato, è un saggio che un po' cerca di dare una lettura di un altro Montale, quello che cerca il mistero, che cerca la fede, perché generalmente negli ambiti delle antologie letterarie lo si studia per il suo nichilismo, per il male di vivere, per come dire, una dimensione un po' della terrestrità. Invece lo studio che io ho fatto, e ringrazio coloro che lo hanno premiato, guarda Montale rispetto alla fede e quindi la sua apertura al trascendente, soprattutto dopo la raccolta Bufere d'altro e il diario 71 e 72. Per la quarta volta è stata premiata e viene da Vercelli. Sì, vengo dalla provincia di Vercelli. Ero felicissima ovviamente di avere l'occasione per venire a Matera a conoscere questa città meravigliosa ed oggi qua a Valsinni. E sì, ho vinto questo concorso e continuo a parteciparci perché comunque ci credo, credo fermamente in questa giuria, nella serietà di questo concorso. E ho vinto il primo premio, la seconda edizione del premio appunto a Rossano in Calabria. E poi il secondo anno sono stata in giuria quando la premiazione era all'Aquila, poi per la quarta edizione, terza volta, praticamente ho vinto il primo premio ad Anagni e l'anno successivo ho vinto il secondo premio a Castellabate. Quest'anno sono qui e sono tra i vincitori in tre sezioni. Nella sezione a tema libero sono risultata seconda classificata.
e una menzione speciale anche per il libro, sezione editi. Oggi devo ancora scoprire come mi sono classificata. Comunque, qualunque sia la posizione, sono felicissima di essere qui, di essere in mezzo a queste persone e soprattutto di condividere la poesia, perché la poesia per me è emozione da condividere con tutti gli altri. Una premiata per la sezione Isabella Morra, cosa l'ha ispirata in particolare di questa figura? Mi ha ispirato quest'anima tormentata, questa giovanissima donna reclusa, e quindi quello che può avere sofferto, quello che può avere patito in solitudine, con una sensibilità d'animo tanto spiccata da scrivere versi bellissimi. Quindi lei vuole porre l'accento su quella che è la spiritualità di questa donna? Sì, la sua spiritualità e quindi il suo tormento per aver vissuto praticamente segregata. Nella sua opera che cosa emerge in particolare? Emerge il fatto che oltre la violenza, oltre la morte, c'è qualcosa di noi che sopravvive, in particolare per Isabella Morra, quello che ha scritto e quindi quello che può comunicare perennemente a chi la legge, a chi sa della sua esistenza, della sua virtù poetica, della sua esperienza anche di vita, e comunque la sua poesia trascende la tragedia che l'ha vista in vita. Iniziative come queste consentono a Valsigna e ai suoi cittadini di diventare protagonisti di un fermento culturale che già c'è e che va valorizzato. La Proloco, oltre a questo evento, quali eventi ha ancora in programma di fare? Allora, guardi, quando è stato costituito il Parco Letterario Isabella Morra, ormai 25 anni fa, noi ci siamo subito chiesti cosa fosse un parco letterario. La definizione, diciamo, più corretta e più comune è che il parco letterario è un metodo per studiare un autore attraverso i luoghi che l'autore ha descritto. Ma noi abbiamo dato una interpretazione più ampia. Per noi il parco letterario è un contenitore all'interno del quale trovano spazio iniziative sulla letteratura, sulla poesia, sulla musica. In altre parole, possiamo dire tutto quanto fa cultura. Ecco come iniziative come questa e come altre che durante il corso dell'anno facciamo servono proprio a questo scopo, diffondono la cultura. Personalmente, poi, se mi consente, io credo che stiamo attraversando un periodo un po' particolare, nel senso che odio, violenza, razzismo sembrano prevalere su sentimenti come dialogo, condivisione, solidarietà. La cultura può rappresentare un argine a questa deriva. Per cui quando l'associazione ci ha interpellato per chiederci un supporto per questo premio, siamo stati ben lieti di farlo, perché va proprio nella direzione, nella quella che è la mission, diciamo, del nostro parco letterario. Poi le iniziative sono tante, la più famosa credo è l'Estate di Isabella, che ogni anno a Valsigna nel mese di agosto, per tutto il mese, cerchiamo di far rivivere il borgo antico con menestrelli, cantastorie, spettacoli teatrali, itineranti, eccetera, e devo dire che ormai da 29 anni la facciamo con un successo sempre crescente. È un premio che abbiamo voluto, io e soprattutto il presidente del premio, il dottor Giovanni Mulè, realizzare come itinerante, proprio per diffondere la cultura letteraria e della poesia in particolare a livello nazionale e internazionale. Lo scopo non è soltanto quello di avvicinarlo a una informazione letteraria in sé per sé, ma a un arricchimento di anima, che è il motivo per cui ci si avvicina. Il poeta poi scrive perché presuppone la poesia in maniera particolare un arricchimento interiore. Questa ricchezza interiore in termini di umanesimo poi la si trasferisce nella parola, e con la parola la si trasferisce al resto dell'umanità, e quindi la poesia ha quella funzione cosiddetta engagée che è di comunicazione anche di tematiche sociali, come quella nello specifico dedicata oggi qui a Valsigna a Isabella Morra, che rappresenta il primo caso nella letteratura italiana di ante feminam, cioè di donna che attraverso la poesia e la cultura voleva e ha comunicato il suo malessere in una società personificata da luoghi descritti in maniera un po' tetra, per fare in modo che la cultura sia uno strumento di progresso e di evoluzione, prima di tutto civile,
e poi anche culturale, che ovviamente l'uno e l'altro non sono antitetici, ma vanno di pari passo. Cosa caratterizza la valutazione tecnica delle opere? È una valutazione, io sono stato personalmente responsabile della convocazione di tanti amici e professionisti nella giuria, chi da Madrid, chi da Bologna, chi da il professore Lo Scalzo, che è assente ma che è dall'Università di Perugia, docente di letteratura greca, la Fongoni, docente di letteratura greca dell'Università di Cosenza, quindi sono tutti esperti in materie letterarie, dell'Università di Bari, il professore Lastrucci. La valutazione da parte di questi professionisti è stata, per così dire, tra pignola. Io personalmente ho dato dei parametri nella valutazione delle opere, esattamente tre, di cui due più oggettivi, che riguardavano la forma, lo stile e le figure retoriche e letterarie presenti nel testo, e uno dei tre, diciamo, più soggettivo, che è quello dell'emozione e nonché della capacità artistica che è tipica della poesia, dell'atto poiesis creativo attraverso le parole. Infatti non a caso sono venuti fuori i finalisti da ogni parte, per esempio ci onora la presenza ieri a Matera della vincitrice della poesia straniera, che è la, non a caso, la direttrice dell'Istituto Umanistico, docente di materie letterarie all'Università Aristotele di Salonicco, dalla Grecia, e i vincitori, per esempio, delle sezioni testi e editi liberi, gente di elevato spessore culturale. Questo non significa che abbiamo valutato le opere in rapporto ai curricula, assolutamente no. Le opere sono state valutate solo sul testo, quindi senza fare distinzione di nomi. Però è ovvio che poi la qualità è venuta fuori e che coincide anche con uno spessore intellettuale della persona, bisogna dirlo. Spesso oggi si fa confusione che la poesia debba solo essere emozione e anche ricerca linguistica, e presuppone conoscenza, è un substrato che viene fuori anche nella ricerca di una singola parola, un riferimento. Ce lo insegna Isabella Morra, visto che siamo qua. Isabella Morra, i suoi testi, i sonetti, fanno riferimento a antichi autori latini, nonché a Petrarca, a Dante Alighieri, e a sua volta lei è stata fonte di ispirazione per Leopardi, per Foscolo e in epoca moderna anche per Emily Dickinson. Quindi il substrato culturale, umanistico, deve esserci. Un ricordo dolce e musicato di Isabella Morra. Io sono onorato di cantare Isabella. Isabella, 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 la poesia della mia terra. Grazie Isabella.